Nella mia famiglia la sostenibilità è un valore molto importante, che pratichiamo con piccoli gesti quotidiani. Ho pensato di condividerli con voi nel video di oggi. Ciao, bentornata sul mio canale e se è la prima volta che passi di qui, benvenuta. Io sono Sara e parlo di maternità naturale, vita semplice e sostenibile e cucina vegetale, qui dalla mia isola sull'oceano. Se questi sono gli argomenti che ti interessano, io ti consiglio di iscriverti al canale. Ti basta cliccare sul bottone iscriviti e attivare anche la campanella. In questo modo non solo non perderai nessuno dei miei prossimi video, ma sosterrai anche il mio progetto e mi aiuterai a crescere. Ti ringrazio. Oggi parliamo di sostenibilità, una parola che ormai si sente forse fin troppo. È quasi abusata, viene utilizzata per tutto e appiccicata un po' su qualsiasi prodotto e in qualsiasi ambito. Per noi la sostenibilità è un valore, è qualcosa che si pratica nella quotidianità, è un qualcosa di estremamente concreto, non è un ideale, ma è un insieme di piccoli gesti, di piccole azioni che compiamo ogni singolo giorno. Ho pensato di raccogliere le principali, quelle che facciamo in famiglia, siano i grandi che i bambini, in questo video. Oltretutto ne ho fatto anche un PDF che potrai scaricare, ti lascio il link qui sotto in descrizione, dove trovi il riassunto di tutti i punti e anche delle checklist per poter seguire step by step un percorso per una casa e una famiglia più sostenibili. Sono 7 punti e ti consiglio di non perderne neanche uno, quindi resta con me fino alla fine di questo video. Cominciamo dalla spazzatura. Può sembrare ormai ovvio, ma fare una buona raccolta differenziata in casa è fondamentale. Una cosa che forse non tutti sanno è che la raccolta differenziata può cambiare da comune a comune, quindi è molto importante informarsi nel proprio comune su come funziona, specie alcuni tipi di packaging o di materiale possono venire raccolti in maniera differente. Io ho trovato molto comodo avere uno schema settimanale con le indicazioni sulla raccolta differenziata e sui vari giorni del ritiro dei diversi tipi di spazzatura appiccicato proprio dietro lo sportello della cucina dove tengo i bidoni. Ci sono anche delle applicazioni che puoi scaricare sul tuo telefono e che ti aiutano in caso di dubbi su dove buttare appunto un determinato materiale. Una volta chiarita questa base, cioè la raccolta differenziata è importante, bisogna però fare uno step successivo. Quindi ti invito ad andare a guardare i tuoi bidoni della spazzatura, vedere come si muovono durante la settimana per capire se ce n'è uno che si riempie prima rispetto agli altri, c'è un tipo di rifiuto che è maggiormente presente, che cosa riempie la tua spazzatura. Una volta capito questo, pensa se c'è qualche aggiustamento che puoi fare magari nel tuo modo di fare gli acquisti per ridurre il volume della tua spazzatura. Un grande aiuto potrebbe venire dal porre attenzione sul packaging dei prodotti che acquisti, soprattutto per quanto riguarda la spesa alimentare, che è quella che facciamo tutte le settimane, magari anche più volte alla settimana. Hai magari la possibilità di sostituire un prodotto confezionato con un prodotto sfuso? C'è magari qualche cosa per cui puoi portare un contenitore riutilizzabile da casa piuttosto che prenderne uno monouso ogni volta che vai a fare la spesa? Puoi magari comprare in confezioni di carta o compostabili piuttosto che di plastica? O comprare in confezioni più grandi in modo da avere un solo packaging per più prodotto? Insomma, qui non c'è la formula magica perché chiaramente ogni situazione è molto molto personale e ci sono soluzioni facilmente accessibili per alcune persone che invece sono complicatissime per altre. Per cui ti invito a guardare quello che puoi fare tu nella tua situazione, nella tua casa, nel tuo comune. Però pensaci, perché i rifiuti che escono da casa tua sono quelli che poi andranno a inquinare l'ambiente. È brutto da dire, però purtroppo è così. Quindi anche facendo la miglior raccolta differenziata possibile, dobbiamo comunque cercare di limitare il più possibile il volume dei nostri rifiuti. Per questo ho dedicato un intero capitolo di questo video agli oggetti monouso. E ne parliamo subito, ma prima lascia un like a questo video se lo stai trovando interessante. Ok, e adesso, quando avrai finito di vedere il video armato del PDF che hai scaricato, che è qui sotto in descrizione, te lo ricordo, ti invito a fare un giro della casa, principalmente prestando attenzione alle zone della cucina e del bagno, e osserva quanti sono i prodotti monouso, usa e getta, che sono presenti in casa tua.
Pensa alle azioni che compi quotidianamente o settimanalmente in quella stanza e a quante volte subito dopo devi andare alla spazzatura e buttare l'oggetto o l'accessorio che stavi utilizzando. A questo punto puoi guardare il tuo elenco dei materiali monouso che utilizzi in casa e vedere se c'è qualcosa che si può sostituire. Ormai ci sono alternative lavabili e riutilizzabili praticamente per qualsiasi cosa, quindi sono sicura che della tua lista si possa migliorare almeno qualche punto. Ti faccio qualche esempio. Rasoi usa e getta, dischetti di cotone, prodotti mestruali, fazzoletti, fogli in alluminio, carta forno, salviette per la pulizia, bottiglie dell'acqua, Scottex. Potrei andare avanti all'infinito. Ma anche in questo caso ogni situazione è molto personale, per cui ti invito davvero, fai questo elenco, spunta tutto quello che pensi si possa sostituire con un'alternativa ecologica e già vedrai un'enorme differenza nel volume di rifiuti di cui parlavamo al punto precedente. Ovviamente questa è una cosa che puoi fare anche in altri ambienti, per esempio mi viene in mente la macchina o il posto di lavoro. E adesso parliamo degli agenti chimici, degli inquinanti, perché non solo gli oggetti fisici materiali che escono da casa nostra inquinano, anche quello che gettiamo negli scarichi e che se ne va via con l'acqua. Quindi, i prodotti che utilizzi per pulire la casa o per la cura della persona sono ecologici? Ormai i prodotti ecologici per la pulizia della casa e per la cura della persona sono disponibili anche nei grandi supermercati. Davvero non ci sono più scuse. Ce ne sono alcuni che magari hanno un costo più alto rispetto ai prodotti tradizionali, ma ormai la concorrenza è talmente tanta che se ne trovano anche a prezzi accessibili. Quindi ti invito a sostituire i prodotti che utilizzi con prodotti ecosostenibili, biologici, con ingredienti naturali e facilmente biodegradabili. E puoi provare anche a guardare a questi prodotti con un approccio minimalista. Quindi cerca di non avere 1000 prodotti, ognuno con una funzione super specifica, ma piuttosto prodotti versatili che possano essere utilizzati su diverse superfici o per diversi utilizzi. C'è anche un bonus extra in questo punto, e cioè che molto spesso le sostanze chimiche dannose per l'ambiente sono anche dannose per le persone, per noi, per la nostra pelle, per la nostra salute. Quindi fare questo cambio in casa tua sarà vantaggioso anche direttamente per te nell'immediato. Se hai bisogno di consigli specifici sui prodotti e magari anche di qualche sconto, io ti consiglio di seguirmi su Instagram, dove spesso parlo di questi temi. E adesso parliamo degli acquisti in generale. Tutto ciò che compriamo, tutto ciò che di nuovo portiamo in casa nostra, in un futuro più o meno lontano, diventerà un rifiuto da smaltire. So che è poco romantico vederla così, ma è la pura verità. Ma è una consapevolezza che secondo me è importante avere e che ci aiuta anche a mettere in prospettiva le cose, quindi a valutare un acquisto in maniera un po' più profonda. Abbiamo veramente bisogno di questa cosa? C'è un modo più sostenibile in cui possiamo procurarcela se davvero ci serve? Che si tratti di un capo di abbigliamento, un pezzo di arredo per la casa o un gioco per i bambini, gli step per valutare un acquisto che ho in mente di fare sono sempre gli stessi. Mi serve davvero? Posso acquistarlo di seconda mano? Posso acquistarlo da un brand sostenibile? E ci saranno comunque delle situazioni in cui arriverò alla fine di questo ragionamento e non avrò trovato una soluzione sostenibile e quindi ricorrerò a un acquisto tradizionale, quello che abbiamo sempre fatto negli ultimi 20-30 anni. Ma già solo ragionare in questo modo ti assicuro che ti risparmierà un sacco di acquisti inutili e futuri rifiuti da smaltire. Ma adesso dimmi nei commenti se questo modo di ragionare e di vedere le cose ti sembra troppo triste o se invece ti dà la carica e ti motiva come succede a me. Ed ora arriviamo alla cucina. Lo sapevi che sarei andata a parare qui, vero? Le scelte alimentari che compiamo ogni giorno influiscono incredibilmente sull'impatto ambientale della nostra famiglia e della nostra vita. Una dieta vegetale è in assoluto la dieta meno impattante possibile per l'uomo. Però ti do una buona notizia. Questo vuol dire anche che ogni passo che riesci a compiere verso una dieta vegetale è un passo verso una vita più sostenibile. Quindi qualsiasi azione, qualsiasi modifica, qualsiasi cambio tu riesci a fare nel tuo stile di vita, nella tua alimentazione, già sarà un passo importante. Quindi anche se non ti senti pronta adesso per fare un cambiamento così radicale come quello di passare a un'alimentazione vegan per te e per tutta la tua famiglia, ci sono comunque dei piccoli step che puoi fare già da oggi.
e li trovi tutti nel PDF che ti ho lasciato in descrizione da scaricare. E dopo aver parlato di cibo, parliamo di acqua. Lo sai, è un bene prezioso. Quindi cominciamo dalle basi. Si apre il rubinetto solo ed esclusivamente quando c'è bisogno di utilizzare l'acqua. E poi si chiude subito, non si lascia lì aperto tanto per. Si fa la doccia il più possibile rispetto al bagno, perché il bagno nella vasca consuma molto di più. E anche quando si fa la doccia, cerco di farla in tempi brevi. L'ideale sarebbe mantenere sempre le proprie docce sotto i 5 minuti. Un consiglio che ti posso dare è quello di scegliere delle canzoni, magari fatti una playlist apposta, chiamandola Shower Time, con solo canzoni che durino meno di 5 minuti e tu saprai che dall'inizio della canzone comincia il tuo tempo per fare la doccia. Potresti anche prendere un catino, un semplice secchio che tutti utilizziamo per le pulizie o per il bucato e utilizzarlo per raccogliere l'acqua che lasciamo scorrere in attesa che si scaldi. È un'acqua che poi potremmo utilizzare per pulire, per bagnare le piante o anche per cucinare se il catino era pulito. Oltre all'acqua che esce dal rubinetto, attenzione anche all'acqua che viene utilizzata dagli elettrodomestici. Ovviamente quando cambi, sostituisci un elettrodomestico in casa, cerca sempre di sostituirlo con un elettrodomestico di nuova generazione, della classe di efficienza energetica più alta possibile. E quando lo utilizzi, stiamo parlando di lavatrice e lavastoviglie che lavorano con l'acqua, scegli sempre il programma Eco. E lo so che a volte sembra controintuitivo, perché i programmi eco sono lunghissimi e ti viene da dire ma come, io potrei fare un lavaggio da 40 minuti, invece me ne tocca uno da 3 ore perché ho scelto la funzione eco. Però quel tempo in più viene utilizzato proprio perché si carica meno acqua e quindi va fatta, diciamo, girare di più nella macchina. Per cui fidati, anche se il tempo è maggiore, comunque sono cicli di lavaggio più sostenibili, per cui sceglili sempre. L'ultimo punto riguarda un pensiero verso il futuro. Se mi segui, se sei su questo canale, molto probabilmente sei una mamma o un genitore o qualcuno che ha a che fare con i bambini. Quindi educa alla sostenibilità. Le condizioni in cui stiamo lasciando il pianeta alle nuove generazioni sono a dir poco pessime. Per cui aiutiamo i bambini a prendersene cura meglio di come abbiamo fatto noi. Diamogli gli strumenti necessari per farlo. È importante parlare ai bambini di sostenibilità, ma ancora più importante è dare il buon esempio. Ricordarsi la borraccia per l'acqua quando si esce, non comprare giocattoli di plastica di cattiva qualità che finiranno subito nella spazzatura, essere fieri di vestire second hand perché siamo amici dell'ambiente, vivere con normalità e con gioia un'alimentazione vegetale. Ora metti like a questo video, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e vai qui sotto nel box descrizione a scaricare il PDF. In questo modo potrai seguire tutti i 7 punti di cui abbiamo parlato nella tua casa e nella tua famiglia. Io spero tanto che questo video ti sia piaciuto e che ti abbia ispirato a fare dei cambiamenti nella tua vita. Noi ci vediamo qui su YouTube con il prossimo video. Ciao ciao!